Eccoci qua, buongiorno a tutti, come state? Oggi avevo voglia così di fare una piccola diretta al volo con voi, più che altro perché avevo piacere di darvi un saluto, perché normalmente faccio questi video registrati, però manca un po' il saluto, l'occasione per vederci proprio così, di persona, tra virgolette. Allora, oggi siamo qui assieme per fare delle piccole polpettine, ma proprio una cosa velocissima, però è un'idea carina, diciamo, per l'aperitivo. Quindi io qui ci ho messo la dose tipo di un hamburger di pollo, oggi lo faccio con il pollo macinato. Vado a inserire del grana abbastanza abbondante, quindi calcoliamo più o meno un due cucchiai, ok? Scusate che guardo un attimo i messaggi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ecco, allora quindi aggiungiamo appunto il grana, poi ci metto un pochino di latte. Oggi non inserisco l'uovo, normalmente ce lo metto, oggi sto un pochino più leggera, quindi mettiamo solo alcuni ingredienti. Sono delle piccole polpettine di carne che andremo poi a decorare un pochino e a metterci anche delle patatine sopra per renderle così un pochino più sfiziose, e si cucinano anche brevemente perché appunto le teniamo in piccolo formato. Chiaramente se le si fa più grandi si può farle come secondo, però mi piace così l'idea di farle proprio per aperitivo, ok? Allora, ecco qua, aggiungo anche un pochino di pan grattato, ma non tanto, giusto un attimo, e adesso ci metto un pochino di spezie, va bene? Voi cosa preparate quest'oggi? Avete qualcosa in particolare per pranzo? Allora, ecco qua, un po' di sale, ma adesso mettiamo anche un po' di pepe, vediamo se questo brevetto qua, se funziona. Mi ero fatta così affascinare dal meccanismo elettronico. Ok, ecco qua, adesso ci metto anche un pochino di curcuma, mi piace sempre inserirla. A mia figlia piace anche un po' di curry, però oggi la tengo un pochino meno saporita perché volevo poi mettere appunto queste patatine. Ecco qua. Allora, vediamo se si vede abbastanza. Antonio, buongiorno. Andrea, ciao. Buon pranzo a tutti se state già pranzando. Allora, stampino. Sapete che io in cucina tengo sempre un piccolo stampino, un po' come avere il coltello a portata di mano. Allora vado a inserire questo macinato all'interno, vediamo, riuscite a vedere abbastanza? Lo inserisco qui, premo un pochino, si può fare anche a mano, che ben si intenda, però diciamo che con lo stampino vi viene proprio la forma bella regolare. Ecco qui, quindi proprio semplici, così stacchiamo lo stampino, ve lo posiziono un po' più avanti. A questo punto cosa faccio? Ci faccio una nicchietta al centro, perché vado ad adagiarci sopra le patatine. Qualcuno ci mette il formaggio, sicuramente sono molto golose con una base di formaggio all'interno della nicchia. Io oggi sto leggera, ve lo dico, perché qua con tutte queste prove di cucina bisogna stare un po' attenti. Allora, qui ho delle patatine, le ho lessate, gli ho dato prima un primo bollore, diciamo, per ammorbidirle, e poi le ho tagliate a piccoli dadini, va bene? Quindi vado a metterle proprio qui sopra al centro, vedete? Andiamo a mettergliele qui così, ok? Poi ci mettiamo anche qui un po' di sale, un pochino di pepe, sempre se funziona il mio attrezzo. Guarda, mai prendere questi scherzi. E andiamo con quelli tradizionali, che vanno sempre più che bene. Oh no, non ci si sbaglia. Allora, avevo ancora qualche filetto d'erba cipollina, che può essere carina per decorare, diciamo, questa polpettina. Adesso vi faccio vedere, glielo leggo. Questa è proprio di decoro, un po' profuma, però fondamentalmente è di decorazione, ok? Piccolo anche ramettino, così, faccio anche un po' più piccolino, possiamo farlo. Scusate che
Chiedo un salutino. Allora, Anna, buongiorno. Anna Maria, Stefano, buongiorno, buongiorno. Allora, ecco qua, vedete? Quindi l'abbiamo dato l'abbiamo allacciato in buona sostanza. Adesso ci metto anche un piccolo ramettino di rosmarino. Vedete, proprio piccolino questo bocconcino, è una sciocchezza, si sta un attimo a farlo. Però adesso si mette in forno a 180 gradi, lo tenete 20 minuti circa, gli date un po' un'occhiata perché chiaramente con i forni siamo tutti quanti un pochino diversi. Ogni modo sono dei piccoli bocconcini. Quindi idea simpatica per l'aperitivo, ma può essere anche un secondo se ovviamente lo fate un pochino più grande. Se volete ne facciamo giusto un altro per chi si è collegato orora. Claudio, buongiorno. Ecco qua, allora dicevo, questo impasto ci ho messo appunto del macinato di pollo, del grana, sale e pepe, un pochino di curcuma e niente, no, oggi non ci ho messo l'uovo, dicevo però tante volte ce lo metto, ecco, sono sincera, oggi no, sto proprio più leggerina. Ecco qui, con questo stampino gli si dà questa piccola forma regolare. Facciamo una piccola pressione all'interno in modo da creare una sorta di nicchia. Chi vuole appunto un po' di latteria, un po' di provola, comunque un formaggio che si scioglie, oggi non lo metto, insomma oggi faccio una dimostrazione e metto metà di quello che metto di solito, ma viene buonissimo nella sua semplicità, credetemi. Allora appunto diciamo mettiamo ancora questi piccoli dadini, ecco qua di patatina, scusate che mi pulisco anche le mani. Come andiamo? Buongiorno, buongiorno, brava e simpatica. Insomma, dai, si fa quello che si può. Allora, mettiamo un pochino di sale anche qui sulle nostre patatine, poi un pochino di pepe. Allacciamo, coreografia che insomma non guasta mai, questi filetti d'erba cipollina. Fortuna vuole che ce l'avevo ancora nella quella sorta di orticello che ho a casa, qualche piccola spezia superstite, oserei dire. Ecco qua, piccolo rametto di rosmarino qui al centro. E beh, eccoli qua, piccoli bocconcini, semplici semplici. Allora, se li provate, mi fa molto piacere sapere come li avete trovati a sapore, ok? E se avete sempre piacere, io aspetto le vostre bellissime foto. Vi ringrazio, ho colto proprio questo attimo per fare una piccola diretta perché volevo ringraziarvi personalmente per gli splendidi messaggi che mi mandate. A me fa veramente tanto piacere, è molto entusiasmante, non ve lo nego. Quindi grazie mille, vi auguro una buona giornata e buon pranzo. Ciao a tutti, ciao, grazie.